Buonasera. Buonasera e benvenuti a questa terza serata di incontri con l'autore voluta dall'amministrazione comunale, dall'Associazione dei Luoghi della Scrittura, dalla Libreria La Bibliofila. È con immenso piacere salutare l'ospite di questa sera, il professor Sabino Cassese. Buonasera. Dialogherà con il professore l'avvocato Francesco Petrelli. Buonasera, avvocato. Coordinare il dibattito l'avvocato Silvio Venieri. Buonasera. Vi ricordo semplicemente che domani sera ci sarà un altro incontro sempre qui con il magistrato Guariniello e poi chiuderemo questa prima parte con Aldo Schiavone il giorno successivo. Io mi fermo qui, do il microfono a Silvio Venieri per iniziare la serata. Grazie a voi tutti per essere qui con noi. Buonasera a tutti, buonasera anche per in rappresentanza anche del sindaco Stefano Stracci, tutta la municipalità di Monteprandone. Motivo ancora una volta per ringraziare la loro ospitalità e la loro accoglienza. Siamo nel mezzo del nostro cammino, della sezione monografica che sapete intitolata Giustizia e la giustizia in nome del popolo, dialoghi su diritti e democrazia. Abbiamo iniziato il nostro percorso con il professor Cacciari, abbiamo proseguito con Gherardo Colombo, questa sera abbiamo nostro ospite graditissimo il professor Sabino Cassese con la sua ultima pubblicazione La democrazia e i suoi limiti, pubblicata nell'anno corrente dalla casa editrice Mondadori. Poi proseguiremo, avremo ulteriori due appuntamenti domani sera con Raffaele Guariniello e dopodomani con Aldo Schiavone. E il professor Sabino Cassese, una brevi note biografiche, docente universitario in vari atenei nazionali e stranieri, tra l'altro tra quelli nazionali anche atenei marchigiani, Urbino e Ancona, questo ci fa estremamente piacere. Insegnato in Inghilterra, in Stati Uniti, in Francia, in varie tante nazioni. È giudice emerito della Corte Costituzionale negli anni, per 9 anni, dal 2005 al 2014, ministro della funzione pubblica nel governo Ciampi nel 1993, imponente la produzione di sue opere scientifiche. Veramente interessi i più vari che abbracciano il diritto amministrativo, la scienza dell'amministrazione, il diritto pubblico dell'economia, il diritto comparato, la storia amministrativa e del pensiero giuridico. Quindi una formazione a tutto tondo che si è esplicata attraverso esperienze le più varie nel campo del diritto. Veramente possiamo dire che questa sera abbiamo con noi uno dei più alti esponenti del pensiero giuridico italiano e quindi questo per noi è di estremo onore. Tra l'altro anche un'attività di conferenziere molto molto fitta e quindi avere la possibilità di ospitarlo per noi è motivo di grande grande orgoglio. Chi ci accompagnerà in questa serata è Francesco Petrelli, che è avvocato in Roma, tra l'altro è insegnante in diritto processuale penale alla Scuola per Specializzazione e Professioni Legali presso la Sapienza di Roma, anche lui autore di pubblicazioni scientifiche, interviene spesso e volentieri su tematiche collegate alla giustizia perché è segretario dell'Unione Camere Penali Italiane e lo riferisco per coloro che non sono avvezzi alla nomenclatura delle sigle nell'avvocatura e la rappresentanza degli avvocati penalisti italiani. Tra l'altro è uomo di lettere, scrittore, questo ci fa estremamente piacere perché chi organizza unitamente al Comune di Monteprandone questa kermesse è l'Associazione I Luoghi della Scrittura e quindi naturalmente abbiamo piacere avere con noi persone che si intendono di diritto ma non solo, ma sono vicini al mondo delle lettere e della letteratura. E quindi detto questo io passo la parola al caro amico Francesco Petrelli perché da lui poi partiranno tutti gli stimoli per il professor Sabino Cassese. Grazie. Ci proveremo. È un onore e un onore ovviamente
far così da spalla al professor Cassese su di un tema che è di straordinario interesse e di grande attualità. Il professor Cassese ha scritto un libro che si intitola in maniera piuttosto inequivoca alla democrazia come valore, ma anche ai suoi limiti. Non so perché questa un po' è stata la mia impressione e su questo vorrei immediatamente interrogare il professor Cassese, se si sia trattato di una pacca sulle spalle alla democrazia o magari invece di uno scappellotto, perché credo che il libro sia un po' un intreccio di questi due diversi sentimenti. La democrazia, lo sappiamo tutti, si dice sia nata in Grecia, ad Atene, e correva, a proposito della democrazia, una bella espressione greca. L'idea che il kratos, cioè la forza, il potere, venisse messa nel mezzo, ento meso. Questo mettere il potere, la forza, in mezzo al demos, in mezzo al popolo, è un'operazione, è un'invenzione, direi, straordinaria, che al tempo stesso, come dire, fa condividere al popolo la forza e al tempo stesso, se qualitativamente dà alla forza un valore straordinario, proprio perché condiviso, al tempo stesso lo rende più fragile. È vero questo, professore? Perché mi pare che ancora oggi questa fragilità sia sotto gli occhi di tutti. Sappiamo che la democrazia non si riesce ad esportare, non si riesce però neppure ad importare, e noi ancora ci dibattiamo tra queste due tematiche e non sappiamo se la democrazia dobbiamo dare una pacca sulle spalle o uno scappellotto. Funziona? Beh, io proverò a rispondere a questa domanda che mi è stata posta partendo da un film e da un racconto di fantascienza. Naturalmente non ho la pretesa di raccontarvi né la trama del film né quello che racconta Asimov nel racconto di fantascienza. Il film è un film del 1947, quindi pochi l'hanno visto, ed è intitolato Magic Town, è un film americano, cioè Città Magica. E racconta la storia, che non vi racconterò stasera, di un giornalista all'epoca in cui negli Stati Uniti diventarono di moda quello che si chiamavano opinion polls, cioè sondaggi di opinioni che noi leggiamo tutti i giorni sui giornali, ancora oggi, di un giornalista, dicevo, che a quell'epoca fece una scoperta straordinaria, e cioè scoprì che in una piccola città, Grandview si chiamava, in questa piccola città la popolazione votava come votavano tutti gli abitanti degli Stati Uniti, quindi non c'era bisogno di fare un sondaggio d'opinione su 300 milioni di persone. Bastava andare a vedere quello che l'orientamento nei consumi, nella politica e così via di questa piccola città, per capire come avrebbe votato l'americano medio. E intorno a questa storia si svolge poi tutta una vicenda interessante, perché nel film si racconta il fatto che a un certo punto qualcuno scopre questo inganno di questo giornalista, che nel frattempo era diventato famoso perché lui aveva capito tutto quello che succedeva, praticamente quello che pensavano gli americani,
E a questo punto però i cittadini di questa città capirono di avere un grande potere, cioè poter dare il là, per così dire, che veniva seguito da tutti gli americani. E qui, come dire, non vi racconto tutto il resto della storia, perché finisce male per i cittadini di quella città. Il racconto è un racconto di qualche anno dopo, del 1955, ed è stato scritto dal più grande autore di fantascienza nel mondo, Asimov. È intitolato nell'edizione americana Franchise ed è stato tradotto varie volte in italiano col titolo Diritto di voto, il giorno delle elezioni, oggi si vota, e racconta la vicenda di un'America del futuro, quindi spostata molti anni dopo, un'America nella quale gli americani non votano più. Non votano più perché hanno scoperto una macchina che si chiama Multivac, che dentro di sé ha tutti gli elementi, può fare una fotografia di tutti gli americani e dei loro orientamenti, deve soltanto consultare una sola persona, grazie alla posizione di questa macchina che ha dei terminali, che sta a Washington, ma che poi ha dei terminali che vengono portati nell'abitazione di una persona che è scelta a caso. Va bene? E il racconto di fantascienza si svolge in questi termini. C'è un signore che fa il commesso viaggiatore in una piccola città del centro degli Stati Uniti America, che improvvisamente si vede circondato dalle forze del servizio segreto, la casa viene chiusa, i figli non possono più andare a scuola, lui non può più uscire, la moglie non può più uscire, scopre improvvisamente di essere la persona prescelta. Quella persona sarà la persona da cui dipende la decisione della macchina, che poi deciderà chi sarà il presidente degli Stati Uniti. Non vi racconto neppure la conclusione di questa piccola storia, ma vi dico che l'una e l'altra storia in qualche modo simboleggiano due cose che dominano nella storia della democrazia. La prima, l'idea che un gruppo ristretto possa rappresentare la comunità più vasta, e la seconda, che le macchine, le consultazioni, le reti informatiche possano sostituire la vita della democrazia, che invece viene considerata come una vita che richiede associazioni, riunioni, circoli, segretari di partito, comitati esecutivi di partito, direzioni di partito, dibattito tra i partiti e così via. Di qui il problema che mi è stato appena posto, che io potrei riformulare così. Dove stanno i limiti? Stanno, primo, fin dove arriva la democrazia? E secondo, dove arriva? Quanto efficace è la democrazia? Ora proverò a rispondere a questi interrogativi di fondo considerando quattro domande diverse che vi elenco e alle quali poi cercherò di dare una risposta un po' provvisoria, diciamo, non definitiva. La prima domanda è: ma la democrazia è illimitata? Non c'è nessun limite alla democrazia? La seconda domanda è: ma la democrazia proviene necessariamente dal basso, dal popolo? La terza domanda è: ma che cos'è il popolo? E il popolo ha sempre ragione? E l'ultima domanda è: ma il popolo come si deve esprimere? Si deve esprimere in maniera diretta? Noi che parliamo, noi che ci riuniamo, che siamo qui in questa piazza, oppure delle persone da noi delegate, che vengono chiamati parlamentari, deputati e così via, e quindi in modo indiretto? E tutto questo perché,
come è stato appena ricordato, democrazia è una parola composta che viene dal greco, demos vuol dire popolo e kratos vuol dire potenza. Chi ricorda un po' degli studi scolastici ricorderà che è un personaggio, Kratos è un personaggio della mitologia che rappresenta la potenza. Quindi democrazia vuol dire potenza del popolo. E allora da questa potenza, e così comincio ad affrontare il primo problema, da questa potenza deriva anche una sua illimitatezza, nel senso che questa potenza si può esprimere dovunque, può espandersi dovunque, e quindi qualunque decisione debba essere presa deve essere una decisione che in ultima istanza deriva dal demos, cioè dal popolo, perché è lì che c'è la potenza, il potere. Ora pensateci un po' bene, la nostra Costituzione comincia proprio così: l'Italia è una repubblica democratica. Allora, se è una repubblica democratica, tutto ciò che è repubblica deve essere democratico e quindi deve essere scelto dal popolo, deve dare voce al popolo. Ma nella nostra esperienza quotidiana questo è vero ed è auspicabile. Chi prende decisioni sulla nostra salute? Il medico, il chirurgo. Chi prende decisioni sulle strade su cui passiamo o i ponti su cui attraversiamo? Chi prende decisioni su che cosa va insegnato a scuola? È un chirurgo, un ingegnere, un professore. Il chirurgo, l'ingegnere e il professore sono eletti dal popolo, sono scelti dal popolo, rispondono al popolo. La risposta è abbastanza ovvia. Non rispondono, ed è bene che non rispondano, perché se noi entriamo in una sala d'ospedale per fare un'operazione chirurgica, noi non vogliamo essere operati dal chirurgo che ha il maggiore successo popolare, che ha il maggior numero di voti. Noi vogliamo essere eletto, vogliamo essere operati da un chirurgo che abbia le doti e le capacità non selezionate mediante una scelta popolare, ma delle doti e delle capacità che sono selezionati da chi? Da altri chirurghi. Ma allora, se questa selezione avviene da parte di altri chirurghi, e non solo la selezione ma anche il giudizio, perché la sua professionalità deve essere sottoposta continuamente a un giudizio, perché deve essere aggiornato, non basta vincere il concorso, deve poi dopo 5 anni sapere che se c'è un'altra tecnica più avanzata deve poter operare con quella tecnica più avanzata, e così l'ingegnere, e così il professore, e così l'amministratore pubblico, così il direttore generale del ministero e così via. Noi vogliamo che venga sottoposto al giudizio non della democrazia ma di una aristocrazia, che è l'aristocrazia della chirurgia, l'aristocrazia dell'ingegneria, l'aristocrazia del sapere, se è un professore. Quindi possiamo dare una prima risposta alla prima domanda, ed è che la Repubblica è solo parzialmente democratica, cioè che la democrazia ha un limite e incontra un limite che è determinato da che cosa? Che cosa hanno in comune il chirurgo, l'ingegnere, il professore, l'amministratore, il direttore generale dei farmaci, della direzione, del Ministero della Salute? Hanno in comune una cosa, la competenza, le conoscenze tecniche. Hanno in comune un'altra cosa, di essere stati scelti da loro pari, cioè il chirurgo da altri chirurghi che avevano conoscenza di quella tecnica. E l'ingegnere è lo stesso, e il professore è lo stesso. Perché i professori universitari sono scelti per cooptazione? Non c'è nessun altro modo al mondo che sia stato individuato per scegliere i professori universitari. Ma perché
perché è solo da professori più anziani, più esperti, che può derivare una saggia scelta di un nuovo insegnante, di un nuovo ricercatore, di un nuovo formatore di formatori, perché questi sono i tre compiti di un professore universitario. E quindi la democrazia non è illimitata. Questo kratos, questa potenza che sta nel demos, che sta nel popolo, non si può espandere dovunque. C'ha un limite. E non è l'unico limite, perché la fabbrica dello Stato, lo Stato è una fabbrica, è una costruzione complessa. Immaginate lo Stato come uno di quegli edifici nel quale ci sono dei mattoni, ci sono delle pietre, c'è del cemento, c'è del ferro, c'è del legno. E la stessa cosa è lo Stato. Lo Stato è composto di elementi democratici, aristocratici, oligarchici, e spesso è composto, e ne parlerò tra un minuto ancora meglio, è composto da elementi che sono tra di loro contraddittori, e anzi noi vogliamo che siano contraddittori, perché nel loro contraddirsi come cittadini noi troviamo la garanzia delle nostre libertà. E quindi la prima risposta alla prima domanda: il popolo, tutto il potere promana dal popolo, ma la democrazia non è illimitata, perché anche al potere del popolo c'è un limite che deriva da un fattore fondamentale che è la competenza. La seconda domanda, dicevo prima, è quella: ma la democrazia proviene sempre e soltanto dal popolo, quindi secondo un'immagine tradizionale, dal basso, se lo Stato, il potere pubblico, quindi intendendo sia lo Stato centrale, sia i comuni, sia le regioni e così via, sono in alto, alla base di tutto questo c'è quello che noi chiamiamo il popolo, l'elettorato. Possiamo dire che solo dal popolo derivano limiti all'azione dei delegati del popolo, e cioè che solo dal basso derivano condizionamenti per coloro che sono in alto? Ecco, normalmente la risposta a questa domanda è sì, perché la società è organizzata in una forma che possiamo definire gerarchica, no? Alla base appunto c'è il popolo e sopra ci sono i vertici, e che sono tenuti sotto controllo dal popolo mediante elezioni. Questo è un errore, perché non bisogna dire mai elezioni, ma ripetute elezioni. Il fatto che vi sia stato un'elezione non basta. Mussolini fu eletto una volta, poi dopo continuò con dei plebisciti e arrivò fino alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, che non erano, era un organismo che non veniva più eletto. Quindi la risposta consueta a questa domanda: il potere proviene dal basso e viene esercitato normalmente mediante ripetute elezioni. Più volte viene chiesto, ogni 5 anni per le elezioni nazionali, per esempio, viene richiesto al popolo di esprimersi sulla condotta e quindi di legittimare col proprio voto delle persone a esercitare in maniera delegata il potere che proviene dal popolo, e poi a controllarlo. Ma come controllarlo? Con le successive elezioni, perché se l'esercizio del potere non è corrispondente alle domande popolari, il popolo sceglierà altre persone per conferire a queste altre persone il mandato parlamentare. E quindi c'è un cerchio che gli americani chiamano legitimation, che dà legittimazione ad operare, e poi, con un termine che non è traducibile in italiano perché non c'è un equivalente in italiano, accountability, che vuol dire che chi è stato legittimato rende conto al popolo.
e rende conto naturalmente fondamentalmente in vari modi, ma fondamentalmente alle successive elezioni, quando il popolo deve confermarlo o non confermarlo. E tuttavia questo non è l'unico modo con cui il potere è tenuto a freno, con cui i diritti dei cittadini vengono garantiti mediante la posizione di limiti all'esercizio del potere. Pensate alle cose che sono accadute in questi giorni. Ad Amburgo si è svolto una riunione di capi di Stato e capi di governo. Alcuni erano capi di Stato come Macron e altri erano capi di governo come Trump, altri erano capi di governo come Gentiloni o la Merkel. Ma questi capi di Stato e questi capi di governo si rincontravano in un organismo che si chiama G20, e si incontrano poi spesso, più limitatamente, in organismi che si chiamano G7. In quell'occasione ciascuno dei capi di Stato o di governo rendeva conto ad altri capi di Stato e di governo. E la stessa cosa accade nei consigli dell'Unione Europea. E la stessa cosa accade, e lo leggiamo tutti i giorni sui giornali, quando la signora Merkel chiede all'Italia di ridurre il proprio debito, che ormai è arrivato al livello del 132% del prodotto interno lordo, cioè quando ciascun paese deve render conto a un altro paese di quello che fa. Se si indebita, non deve solamente render conto il governo italiano al popolo italiano, ma deve, come dire, render conto ad altri componenti di quello che è diventato ormai un condominio. Quindi, negli ordinamenti moderni si sono creati dei legami che invece di essere verticali, popolo, rappresentanti del popolo, sono di tipo orizzontale, rappresentanti di un popolo rispetto ai rappresentanti di un altro popolo e indirettamente rispetto al popolo di cui questi sono i rappresentanti. Quindi si è verificato un fenomeno che un grande studioso sudamericano ha chiamato horizontal accountability, cioè di resa di conto orizzontale, non verticale, per cui noi siamo tenuti a rispondere ad altri soggetti. La risposta che si potrebbe dare, ma questo non limita il potere del popolo, quello italiano, quello tedesco, quello inglese, quello francese, quello americano. La verità è che in questo modo, accanto al potere di controllo del popolo nazionale, ci sono gli occhi di altri soggetti che sono interessati per il semplice fatto che fanno parte del condominio. Immaginate, tutti noi penso che abbiamo abituato o abitiamo in condomini. Che cosa accade in un condominio? Ciascuno è proprietario di un appartamento, ma poi tutti i proprietari dell'appartamento debbono preoccuparsi della pulizia delle scale, dell'illuminazione delle scale, del servizio di portierato e di tanti altri problemi comuni. E qualche volta hanno il problema del condomino che ha dei figli rumorosi o che c'è un cane che abbaia continuamente. Quindi, questo vuol dire, al di là dell'esempio che ho fatto, che ciascuno dei proprietari deve render conto sia alla riunione dei condomini, dei comproprietari, sia agli altri condomini, perché può dar fastidio agli altri. E questo perché accade? Perché moltissimi dei problemi ormai non sono problemi nazionali. Voi pensate che oggi un paese possa risolvere il problema del riscaldamento del globo terrestre? Voi pensate che oggi un solo paese, il più potente del mondo, possa risolvere il problema del terrorismo globale? Voi pensate che un solo paese possa risolvere il problema delle specie
che vivono nei mari che vengono chiamate altamente migratorie. Per farvi sorridere vi farò un esempio di questo tipo, il tonno. Se vogliamo proteggere il tonno, che è una specie altamente migratoria, voi pensate che un solo paese possa stabilire delle regole precise sulla pesca del tonno in modo da evitare che, di catturare dei tonni in età fertile e quindi in modo da assicurare la riproduzione del tonno? E questo non è possibile, perché un paese può controllare solamente la zona di mare prospiciente quel paese, quindi che deve fare? Si deve mettere d'accordo con altri paesi. E la stessa cosa per il riscaldamento, per quello che viene chiamato il global warming, o è la stessa cosa per il terrorismo globale. Potrebbero gli Stati Uniti cercare di afferrare una persona sospetta di terrorismo in Svezia? Non lo possono fare, perché ci sono delle autorità svedesi, quindi gli Stati Uniti debbono mettersi d'accordo con la Svezia. E per fare questo, invece di fare dei trattati bilaterali che dovrebbero essere numerosi quanti sono gli stati, nel mondo noi abbiamo 193 stati, si è creato un apposito comitato e una struttura dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che si preoccupa di questo. Quindi risposta alla seconda domanda, la risposta alla seconda domanda è che non è soltanto un controllo che viene dal basso, quello che è rilevante, ma c'è un controllo che viene anche lateralmente, orizzontalmente. Sono gli altri condomini che controllano il comportamento dei condomini. E ci sono delle riunioni di condominio alle quali bisogna andare e le cui decisioni vanno rispettate. Quindi non tutto il potere proviene dal popolo, perché una parte del potere proviene anche indirettamente da altri popoli attraverso i loro governi, perché questi contatti avvengono in un modo complicato: popolo italiano, governo italiano, popolo tedesco e governo tedesco, popolo tedesco, e così poi nelle varie riunioni di condominio. La terza domanda, che attraverso la quale cercherò di dare una risposta agli interrogativi iniziali, è questa: ma che cos'è il popolo? E poi il popolo ha sempre ragione, il popolo non può sbagliare, in altre parole. Innanzitutto, che cos'è il popolo? Il popolo fino al 1946, il popolo italiano che cos'era fino al 1946? Era il popolo italiano? No, perché metà del popolo italiano non aveva diritto di voto, le donne non votavano. Quando Tocqueville, il più grande teorico moderno della democrazia, andò negli Stati Uniti nel 1835, solo l'8% degli abitanti degli Stati Uniti aveva diritto di voto, perché le donne non votavano, perché gli schiavi non votavano. E in Italia, quando fu introdotto quello che nei manuali di storia costituzionale si chiama il suffragio universale maschile, prima del suffragio universale chi votava? I possidenti, i proprietari e le persone che avevano un titolo superiore di studi. Quando fu eletto per la prima volta Francesco De Sanctis, il primo grande storico della letteratura italiana, il primo ministro della pubblica istruzione italiano, fu eletto credo da non più di 125 persone. Va bene, 125 persone. E l'Italia aveva già un numero di abitanti cospicuo, perché all'epoca l'Italia aveva 21 milioni di abitanti, oggi siamo a 60. Quindi, quando noi diciamo la democrazia è il governo del popolo, noi in realtà diciamo delle cose diverse. E ancora adesso noi non possiamo dire che tutto il popolo partecipa all'esercizio del potere.
In Italia noi siamo 60 milioni, ma ci sono 5 milioni di persone che mandano i figli a scuola, che lavorano, contribuiscono al sistema fiscale. Nei giorni scorsi Tito Boeri, il presidente dell'INPS, ha detto che contribuiscono, credo, per l'8-10% alla spesa pensionistica. Fruiscono di tutti i servizi sociali, possono farsi curare dal Servizio Sanitario Nazionale, ma non hanno diritto di voto, sono gli immigrati regolari in Italia. Quindi in realtà noi viviamo in una collettività nella quale, anche se poi non lo percepiamo, non vale il principio di base, spero che ve ne parlerà Aldo Schiavone di questo nei prossimi giorni, il principio di base del diritto romano, che poi è diventato principio di base del diritto canonico e poi della democrazia, che in latino suona così: quod omnes tangit ab omnibus approbetur, e cioè quello che riguarda tutti deve essere approvato da tutti. Quel tutti primo non corrisponde al tutti secondo, perché i tutti secondi non sono tutti primi, no? Perché evidentemente le leggi del Parlamento italiano riguardano anche gli immigrati, però loro non votano perché non hanno diritti politici. Quindi hanno tutti i diritti consentiti dalla Costituzione, salvo i diritti politici. Ora vedete, schiavi, donne, persone senza mezzi di senza reddito o senza reddito sufficiente, persone senza istruzione, ora stranieri legittimamente abitanti sul territorio di ciascuna nazione. Noi abbiamo delle democrazie in cui il demos non comprende tutta la collettività e quindi non c'è una perfetta corrispondenza tra chi prende la decisione e chi è colpito dalla decisione, chi l'ambito dei soggetti ai quali la decisione si estende. E poi, consentitemi un riferimento personale, per 9 anni ho fatto il giudice della Corte Costituzionale, per 9 anni ho contribuito con altre 14 persone a dichiarare legittime o illegittime leggi approvate dal Parlamento nazionale. Cioè, quando noi dichiaravamo illegittima costituzionalmente una legge, la legge, in base alla Costituzione, il giorno dopo della pubblicazione della nostra sentenza, perdeva di efficacia. Pensateci un momento. Un organo composto di 15 persone che decide al di sopra, mettendosi al di sopra degli organi rappresentativi del popolo. Un grande leader politico, il segretario nazionale del Partito Comunista Italiano, discutendo della Corte Costituzionale, all'Assemblea Costituente, disse, giustamente dal suo punto di vista, che questa era una bizzarria. Come possono, e questo l'ha ripetuto anche un noto leader politico anche recentemente, come possono 15 persone permettersi di far cadere una legge che è stata voluta dal Parlamento che rappresenta il popolo? Ma la Costituzione che ha scritto questo evidentemente pensava, cioè gli autori della Costituzione, pensavano che il popolo qualche volta poteva sbagliare. E dato che poteva sbagliare, era utile che qualcuno stesse accanto al guidatore che poteva sbagliare e correggesse la rotta ogni tanto, in modo tale che la macchina non andasse a sbattere contro un paracarri. Quindi, per rispondere alla mia terza domanda, intanto il popolo spesso non è quello che noi pensiamo. Perché non include schiavi, donne, persone che non hanno istruzione, che non hanno reddito, persone che sono, vivono in una comunità ma non partecipano ai processi di decisione. E poi anche il popolo può fare degli errori e per correggere questi errori si pone un limite al
kratos del demos, cioè alla forza, alla potenza del popolo, in modo che qualcuno metta sull'avviso il guidatore. L'ultima domanda che, come voi sapete, e con questo concludo, che come voi sapete è molto attuale, come tutte le altre domande che mi sono posto, è quel ma il popolo si deve esprimere direttamente, tanto per fare dei nomi, come dicono i 5 Stelle, oppure indirettamente, cioè attraverso dei propri delegati, quindi contrapposizione tra democrazia diretta e democrazia indiretta o delegata. Pensateci un momento, fate un piccolo calcolo. Il Parlamento italiano oggi ogni anno decide circa 100 nuove leggi. Ognuna di queste leggi è composta di una grande quantità di articoli e di commi. Gli abitanti dell'Italia, noi siamo 60 milioni, dei 60 milioni circa 40 milioni hanno diritto di voto. Se l'Italia fosse regolata da un sistema di democrazia diretta, voi dovreste avere 40 milioni di persone che vengono chiamate ad approvare, come dice la Costituzione, articolo per articolo, ognuna delle leggi che vengono approvate. Se fate una piccola divisione, io mi sono divertito a farlo, vi rendete conto che 40 milioni di persone dovrebbero prendere ogni giorno, sabati, domeniche, Natale, Pasqua e Ferragosto comprese, 8 decisioni. 8 decisioni, 40 milioni di persone dovrebbero prendere 8 decisioni ogni giorno senza interruzione, non c'è differenza tra giorno lavorativo e giorno festivo, per approvare articolo per articolo gli articoli delle 100 leggi che vengono approvate ogni anno e che riteniamo indispensabili per la vita della collettività, nel senso che il mondo cambia, una volta si pensava che il matrimonio fosse soltanto tra un uomo e una donna, ora si pensa che possa esserci un legame anche tra persone dello stesso sesso, quindi c'è probabilmente bisogno di una legge. Una volta c'era un investimento in opere pubbliche di un certo ammontare, un momento successivo ci può essere necessità di maggiori investimenti, quindi c'è bisogno di una legge. Un paese non si può fermare. E se non si può fermare deve decidere. E se deve decidere, e debbono decidere i 40 milioni tutti i giorni, voi vi rendete conto, diventa una vita faticosa. Cioè questo richiede che noi tutti diventiamo, come dire, degli esperti di tutte queste materie. E quindi, e questo è il motivo per il quale, e la politica, come ha detto un grande studioso tedesco, Max Weber, tanti anni fa, più o meno un secolo fa, la politica è diventata una professione, no? Scrisse un famoso saggio intitolato Politik als Beruf, la politica come Beruf vuol dire nello stesso tempo vocazione e professione, va bene? E nello stesso tempo una vocazione e professione, e nella politica c'è questo dialogo tra collettività e professionisti della politica, tra collettività e delegati, tra collettività e sindaci, presidenti di regioni, parlamentari e così via, che arricchisce il circuito democratico, che altrimenti in una visione meccanicistica tutti abbiamo un computer, tutti possiamo rispondere sì o no, tutti i giorni ci mettiamo lì e facciamo le nostre risposte rapide. E questo vorrebbe dire far andare veramente in malora il paese, perché c'è bisogno di persone che abbiano una professionalità che deve essere svolta nell'esercizio delle funzioni di gestione del paese. Ecco,
mi fermo qui, e questo è il senso del titolo di quel libro, La democrazia e i suoi limiti. Un senso duplice. Da un lato, che la democrazia, che è un bene assolutamente fondamentale, ha però dei limiti intrinseci. Nessuno può pensare di sottoporre a decisioni del popolo delle scelte che richiedono invece delle decisioni di altro genere, che sono basate sulla competenza e non sulla base di criteri di appartenenza e di orientamento politico. Quindi un limite intrinseco della democrazia. E poi c'è un limite invece estrinseco della democrazia, cioè la sua capacità di rispondere effettivamente ai bisogni del popolo, ma anche ai bisogni dei popoli circostanti, ai bisogni dei condomini di cui facciamo parte, che non sono gli unici, diciamo, perché sono a loro volta si moltiplicano. Pensate che noi nel mondo ci sono 193 stati, ma ci sono circa 2000 regolatori globali, di cui noi facciamo parte: l'Organizzazione Mondiale del Commercio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Organizzazione Mondiale del Lavoro, l'Organizzazione delle Nazioni Unite e così via, moltiplicato 2000, e di questi condomini noi facciamo parte, e in questi condomini dobbiamo rispondere, dobbiamo partecipare da un lato e rispondere alle decisioni che noi alla cui conclusione noi collaboriamo. Quindi la democrazia è il migliore dei reggimenti nel mondo, non esistono altre forme di reggimento politico migliore della democrazia, però dobbiamo renderci conto che la democrazia ha sia limiti intrinseci sia limiti estrinseci, e deve poter convivere con i limiti intrinseci ed estrinseci, e naturalmente in una tensione continua. Pensate soltanto, se leggete i giornali, alle tensioni che c'è tutti i giorni in Italia tra magistratura e politica. Questo è semplicemente un limite del primo tipo, perché lo Stato come edificio è costruito con materiali diversi. I materiali sono da un lato persone elette, dall'altro persone scelte in base alle loro competenze, e tra questi materiali, come dire, ci sono delle tensioni. Chiunque abbia visto come reggono insieme legno, ferro, cemento e calce si renderà conto che le tensioni ci sono anche in natura. E quindi il problema della democrazia è che deve vivere perennemente in conflitto, sapendo che da questi conflitti comunque viene un bene comune per tutti, e cioè il rispetto delle libertà fondamentali. Bene, io, se abbiamo tempo, parto proprio da questa ultima importante affermazione, da due temi che il professor Sabino Cassese ha toccato nel suo appassionato discorso. Abbiamo messo a disposizione del Demos questo bel regalo che è la democrazia, e però io non parlo di quei tanti possibili esclusi ai quali lei giustamente ha fatto riferimento: gli immigrati senza diritto di voto, gli schiavi o quant'altro, ma invece di tutti quegli altri potenziali elettori dotati di un certificato elettorale in regola. Che questo bel regalo della democrazia e della partecipazione sembra non volerlo più utilizzare. Sono dati che tutti conoscono: fino all'80 votava ancora circa il 90% dell'elettorato attivo, già nel 92 era sceso l'87%, nel
2010 solo il 64% votava, i dati dell'ultimo referendum mi pare che siano intorno al 37%, dati che tutto sommato non sono molto distanti da quelli che caratterizzano altre democrazie. Trump negli Stati Uniti è stato eletto da circa il 25%, un quarto dell'intero elettorato. E allora la domanda che penso si possa fare è per quale ragione vi è questo crollo di partecipazione. Vi è una crisi irreversibile oggi dello strumento democratico, se non della democrazia in sé. E quella globalizzazione alla quale prima ha fatto riferimento, questo dover condividere orizzontalmente con organismi sovranazionali le decisioni e le legislazioni, non determina forse una crisi profonda? La democrazia, lo abbiamo ricordato prima, nasce insieme alle costituzioni e al principio di legalità. Nel momento in cui tutto questo in qualche misura sfugge, lo Stato in quanto tale non governa più da solo la legge, altri organismi sembrano decidere dei nostri destini. Ecco, questa crisi, le faccio una domanda molto diretta, rischia di essere irreversibile? Articolo la mia risposta in due parti. Nella prima faccio il giurista. Dal punto di vista giuridico, l'astensione è una forma di partecipazione. Il voto è un diritto, ma non è un dovere. Ricordiamoci, qualcuno che ha più anni se lo ricorderà, che una volta c'era una norma che diceva che per disincentivare l'astensione prevedeva che si venisse iscritto all'anagrafe non ha votato. Questa norma è stata abrogata. Quindi c'è una perfetta corrispondenza giuridica tra chi partecipa al voto e chi non partecipa al voto. Detto questo dal punto di vista giuridico, vediamo qual è la causa dell'astensione. Secondo me la causa prima dell'astensione in tutti gli ordinamenti moderni è costituita dalla crisi dei partiti politici. L'elettorato, ricordiamo ancora quell'immagine popolare della piramide, c'è una base della piramide che è l'elettorato, il popolo. Questa base poi c'ha a metà la piramide, c'ha delle forme organizzative del popolo, cioè il popolo è composto di singole persone che si debbono incontrare con altre persone per mettersi d'accordo e costituire gruppi. Questi sono i partiti. E infine c'è poi il vertice, e cioè la rappresentanza popolare, il Parlamento, i presidenti dove vengono eletti dal popolo e così via. Ora, questo pezzo intermedio della piramide sta scomparendo in quasi tutti i paesi. Negli Stati Uniti già da tempo i partiti sono sostanzialmente delle organizzazioni elettorali, quindi si svegliano quando bisogna fare le elezioni e poi scompaiono. E in Italia tutti possono constatare, girando nelle città, che quelle che una volta erano le sezioni di partito sono diventate un fatto abbastanza raro, è abbastanza raro che vi siano riunioni. Quindi l'astensione è in parte dovuto all'assenza di un corpo intermedio, di una zona intermedia nella quale i cittadini si riuniscono e discutono.
molti dicono, ah, ma c'è la rete. Non è la stessa cosa. Nella rete siete personaggi anonimi, nella rete c'è poca discussione, nella rete non c'è un dialogo, il dibattito, quello che una volta si chiamava dibattito politico, consiste nell'esprimere delle opinioni, ascoltare opinioni di altri, controbattere, farsi convincere, avere anche la capacità di convincere. Questo è il dibattito politico. Ora quindi l'astensione è un fatto che deriva da questa scarsa partecipazione popolare alle organizzazioni di questi che sono i corpi intermedi, che sono i partiti, insomma. E io non credo che sia un fatto irreversibile, anche perché noi non ci dobbiamo dimenticare che, contrariamente all'opinione diffusa per cui vince la maggioranza, in realtà in pochissimi casi vince la maggioranza. In moltissimi casi chi decide non è la maggioranza, ma è la più forte minoranza. Ricordiamocelo. Se in un paese la popolazione è divisa in un gruppo che c'è il 20%, in un altro che ha il 20%, in un altro che c'è il 20% e in uno che c'è il 40%, quello che ha il 40% vince, ma questa è una minoranza rispetto a 20 più 20 più 20, va bene? Che fa 60. Quindi questo accade anche in Parlamento, insomma. Quindi spesso noi attribuiamo il significato di maggioranza a decisioni che sono in realtà prese non dalla maggioranza, ma dalla più forte minoranza, in presenza di una forte frammentazione tra le parti. E questo è il motivo per il quale diciamo si ritiene in generale che il bipartitismo sia un fatto come dire auspicabile, perché in un sistema bipartitico non c'è quella frammentazione che porta una minoranza a vincere, ed è questo il motivo per cui si pensa che sia utile la democrazia come alternanza. Pensate all'Italia, infatti dagli studiosi di scienza politica è stata definita per più di mezzo secolo una democrazia fuori dal comune, non l'unico paese nel mondo, anche il Giappone. Perché? Perché ha avuto fino al 1993 un partito che è stato sempre al governo, mentre tutte le altre democrazie erano basate sul criterio dell'alternanza, della rotazione. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo rappresentato per lungo tempo un'anomalia. Solo con la riforma Mattarella del 1994 è iniziato un periodo di alternanze che sono state dovute sostanzialmente alla componente maggioritaria di quella legge. Voi sapete che c'era una piccola componente proporzionale, ma era una legge maggioritaria, e che però viene a cessare adesso se, come tutto sembra suggerire, arriveremo alle prossime elezioni avendo due leggi elettorali tra di loro parzialmente diverse, con soglie molto diverse di accesso, ambedue costruite in parte dal Parlamento con una legge e in parte dalla Corte Costituzionale con le modifiche che le Corti Costituzionali in epoche diverse hanno fatto alla prima legge, e cioè alla legge Calderoli, alla seconda legge, e cioè alla legge Renzi. Non mi piacciono le formule che vengono adoperate popolarmente per definirle, sono loro gli autori di queste due leggi ed è su queste leggi che si è esercitato il giudizio della Corte Costituzionale. Quindi la mia risposta è: io non credo che la democrazia sia in una crisi irreversibile. La democrazia ha attraversato una grande quantità di crisi, una crisi enorme l'ha attraversata in quasi tutto il mondo dopo la Prima Guerra Mondiale. Non ci dimentichiamo che dopo la Prima Guerra Mondiale due paesi che erano democratici, la Germania e l'Italia,
sono diventati paesi dittatoriali con Hitler e Mussolini. Quindi quella è stata una crisi. Un'altra crisi è stata quella dell'allargamento del suffragio. Vi rendete conto che, insomma, quando si è passati da un elettorato che era composto di poche decine di migliaia di persone a elettorati con milioni di persone, quella è stata una crisi enorme. Quando sono nati in Italia il Partito Popolare e il Partito Socialista, insomma, che sono state le prime due grandi organizzazioni di massa a seguito degli allargamenti del suffragio che vi sono stati tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900. Quindi la democrazia, oserei dire, parafrasando una frase famosa di Helmut Schmidt per l'Europa, la democrazia vive di crisi. Noi non dobbiamo spaventarci per le crisi che vive la democrazia, perché la democrazia è poi sempre riuscita in un certo numero di anni a superare queste crisi. Naturalmente la crisi che oggi si presenta è una crisi particolarmente forte all'interno, ma è invece compensata all'esterno. Pensate, perché noi pensiamo sempre alle cose di casa nostra, ma pensate quale pressione il mondo internazionale sta esercitando sull'Ungheria, sulla Polonia e sulla Turchia. Bene, la Turchia non potrebbe accedere all'Unione Europea nelle condizioni in cui sta, il che vuol dire che tutto il mondo, noi italiani, francesi, tedeschi e così via, stiamo esercitando una pressione su dei governanti turchi che stanno limitando la democrazia nel loro paese perché quel paese venga retto in maniera più democratica. Quindi se abbiamo dei problemi di crisi interna, dobbiamo invece rallegrarci del fatto che ci sono tanti occhi puntati sulle democrazie e tutti collaborano. Pensate che c'è in Europa, noi abbiamo un'organizzazione che si chiama OSCE e che va a controllare il modo di svolgimento delle elezioni nei paesi di recente democrazia per assicurare che non ci siano elezioni truccate. Questo una volta non esisteva nel mondo e sono osservatori di altri paesi che vanno in quel paese e controllano lo svolgimento delle elezioni in quel paese. Non ci dimentichiamo che in epoca giolittiana in Italia, cioè inizi del Novecento, la gente andava a votare. Prima di andare a votare, se portava la giacca, si cuciva la giacca. Lo sapete perché si cuciva le tasche della giacca? Perché quelli che non volevano che votassero, gli infilavano di soppiatto dei coltelli in tasca, e se una persona veniva colta in un seggio elettorale col coltello non perdeva il diritto di voto, va bene? E quindi andavano a votare con le tasche cucite, va bene? Quindi noi ci siamo passati in Italia attraverso queste difficoltà concrete nell'esercizio. Questo vuol dire modo concreto di esercitare la democrazia, avere la possibilità di votare. Se il mio oppositore, il mio avversario politico mi impedisce di votare, sta acquisendo una posizione di privilegio. Se mi impedisce di votare in questo modo subdolo, cioè infilandomi un'arma in tasca, io mi devo difendere. Questo, diciamo, è un'acquisizione importante, quindi il fatto che vi siano organizzazioni sovranazionali con appartenenti con cittadini di altri paesi che vanno a vedere come si svolge la democrazia in paesi terzi. Io quindi sono ottimista e fiducioso sulle sorti della democrazia, il che non vuol dire che bisogna tenere gli occhi chiusi sulle difficoltà che esso incontra. Quindi pacca sulle spalle, ma anche uno scappellato. Senta professore, io voglio cambiare registro, ma appena un poco, perché lei nel suo libro, dice di volersi occupare della democrazia, ma non della democrazia nel mondo delle idee, ma nella democrazia così come opera in concreto nei diversi paesi che alla democrazia si ispirano.
Ed in particolare quindi affronta anche un tema che mi pare di grande interesse, quello della corruzione. In che modo la corruzione danneggia la democrazia? E su questo punto mi piacerebbe anche sollecitarla su di un tema ancor più di attualità. Perché ho letto con grande interesse di recente una sua intervista, credo fosse sul Mattino, nella quale ha espresso non delle riserve, ma direi delle critiche piuttosto severe alla riforma che è all'attenzione del Parlamento, la riforma del codice antimafia, misure di prevenzione e quant'altro. Mi piacerebbe sentirla su entrambi questi aspetti, che non mi sembrano così lontani tra di loro. Sì, la corruzione è certamente un male che non consente lo svolgimento ordinato della vita di una società. Io però ho un punto di vista molto critico nei confronti di quelli che drammatizzano il problema della corruzione, perché secondo le statistiche correnti noi saremmo, credo, al 160esimo posto nella classifica dei paesi per onestà. Più in alto stanno quelli più onesti e noi siamo in basso, a un livello di paesi, dei peggiori paesi africani. Ruanda. Come sono fatte queste statistiche? Lo so perché sono stato, come dire, interrogato dal Fondo Monetario Internazionale alcuni anni fa. Queste statistiche sono fatte in questo modo. Viene chiesto a delle persone, un certo numero di persone, in un paese, qual è la sua opinione sulla corruzione di quel paese, cioè come lui percepisce l'ammontare di corruzione. Se questa domanda viene fatta il giorno dopo che i giornali erano pieni di notizie su persone messe in carcere, persone perquisite, indagate, sotto inchiesta per fatti di corruzione, questa cifra è altissima. Questo non misura la corruzione, questo misura quello che io penso che sia la corruzione, cioè quello che io vedo, non quello che è. Ci sono due piccole statistiche, una fatta dall'Unione Europea, che sono invece state fatte sulla base delle esperienze concrete. La domanda che è stata fatta: sei stato oggetto di tentativi di corruzione, sia pure anche qui con una certa tara? Le risposte sono tali per cui noi saremmo più o meno nei primi livelli come il grado di onestà e a un livello più o meno simile a quello della Francia. Quindi quando si parla di corruzione stiamo attenti a non drammatizzare un problema che noi non conosciamo, va bene? Siamo come dei medici che non hanno il termometro. Per misurarlo, la febbre, ci vuole il termometro. Dato che il termometro non ce l'abbiamo, o se ce l'abbiamo non lo usiamo, stiamo attenti a non dire che abbiamo un febbrone perché non ce l'abbiamo, almeno non l'abbiamo, non siamo stati in grado di misurarlo. E poi comunque tutti gli studi scientifici sulla corruzione, ce ne sono nel mondo, sono giunti a una conclusione fondamentale, che il tasso di corruzione in un paese aumenta nella misura in cui si decentrano le decisioni. Per fatti molto semplici, badate bene, non perché gli amministratori locali siano più corrotti, no, affatto, ma perché nel momento in cui si trasferiscono dei poteri dal centro che prende delle decisioni alla periferia, bisogna far capo a persone, a personale politico, amministrativo e così via, meno preparato per reagire, per resistere alle pressioni della società, e quindi per un certo periodo di tempo
la devoluzione, il trasferimento di compiti dal centro alla periferia, non per permanentemente, ma per un certo periodo di tempo, produce un innalzamento del livello della corruzione. È un fatto, direi, quasi fisiologico. Quindi, prima conclusione, stiamo attenti a non drammatizzare il fenomeno della corruzione e non, come dire, diffondiamo un'immagine dell'Italia come un paese dominato dai corrotti. Per quanto riguarda quel provvedimento che, ahimè, sia pure con correzioni, è stato approvato dal Senato dopo la privazione della Camera, ma deve ritornare alla Camera, la mia critica è molto semplice, giusto per i presenti, perché lei conosce bene il provvedimento. È un provvedimento antimafia, all'interno del quale è stato scritto un articolo che estende dei poteri dei giudici, scusate, dei procuratori della Repubblica fuori del processo, prima di un giudizio, nei confronti di persone sospette di corruzione, che estende i poteri di sequestro e di confisca, che invece in via eccezionale sono stati attribuiti alle procure per la lotta alla mafia. Qual è la mia critica? Primo, che giustizia vuol dire processo e che non basta che vi sia un giudice, un magistrato o un procuratore, ma ci deve essere anche un processo. E nel processo le persone debbono avere il diritto di difendersi, mentre ci sono altri che hanno il dovere di accusa. Secondo, che rimedi così straordinari come un sequestro o una confisca, mentre possono essere previsti per reati gravi come quelli della mafia, e cioè reati di carattere associativo, che hanno la loro base una rete associativa, non possono essere trasportati sic et simpliciter su reati che riguardano tutti i reati che riguardano la pubblica amministrazione. Nei reati riguardanti la pubblica amministrazione, guardate bene che un amministratore pubblico può incorrere in uno qualunque dei due reati, essendo una persona onestissima, per un errore può firmare un atto ed essere sottoposto al potere della procura, che senza un processo gli sequestra e gli confisca i suoi beni. Quindi c'è un vizio di proporzionalità, c'è una sproporzione tra il fatto sanzionato e la sanzione, che secondo me è una cosa grave. Quello che ho detto non lo penso soltanto io, lo pensano altri 4-5 giudici della Corte Costituzionale, Luciano Violante si è espresso anche lui in termini critici, si è espresso anche Cantone, il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Quindi, diciamo, io mi auguro che in un successivo esame da parte della Camera, che è necessario comunque perché il testo è stato leggermente modificato, questo articolo venga a cadere, perché estende un rimedio già eccezionale per la mafia ad altri reati, e facendo questo viola un principio fondamentale dello Stato di diritto. Uno dei principi fondamentali dello Stato di diritto si chiama diritto al processo, diritto al giudice nel processo. Il processo comporta un'accusa, una difesa, la pubblicità del processo, una decisione motivata e la possibilità di appello. Va bene? Queste sono tutte cose che vengono o totalmente o parzialmente a cadere con l'attribuzione di un potere eccezionale alle procure in materia di corruzione, con l'estensione di queste norme antimafia ai reati che riguardano la pubblica amministrazione e sono regolati dal codice penale. Se posso fare un'ultima domanda, ci siamo avvicinati a un bel problema, parlato inevitabilmente di quelli che sono i limiti del potere giurisdizionale. Abbiamo parlato della politica e della crisi della politica.
vi dovrebbe essere una netta divisione tra i due poteri. Oggi la debolezza della politica sembra lasciare uno spazio straordinario invece al potere giurisdizionale. In molte amministrazioni comunali in difficoltà si nominano assessori alla legalità e li si nominano tra i magistrati. Avvisi di garanzia sembrano essere divenuti l'unico strumento di selezione della classe politica. Se da una parte la classe politica non riesce più a selezionare se stessa, il campo è stato decisamente invaso dal potere giurisdizionale. Quanto nuoce questo squilibrio, se lei ritiene che ci sia e in che termini, oggi in Italia determina anch'esso una crisi della democrazia? Beh, mi limito all'essenziale perché sennò lui poi ci manda via. Ma io penso che possa non nuocere, cioè potrebbe non nuocere, se a questo attivismo giudiziario si accompagnassero i giudizi. Il vero problema è che la magistratura, l'ordine giudiziario è così onnipresente nella vita del paese e tuttavia è così assente, e questa è una contraddizione che è gravissima, perché è presente nella forma dell'accusa, ma è assente perché i giudizi tardano. La media dei processi italiani richiede tanto tempo che si può dire quello che si dice spesso in Inghilterra, che giustizia ritardata è non giustizia. Quindi a me preoccupa non tanto la presenza dell'ordine giudiziario, l'aggressività dell'ordine giudiziario, ma invece la lentezza dell'ordine giudiziario. Il fatto che quando si accusa qualcuno in America, negli Stati Uniti d'America, c'è un principio fondamentale, che tra giudizio di primo grado e giudizio d'appello deve essere concluso in un anno, va bene? Primo grado e appello. Lei ha esperienza. È un altro sistema. È un altro sistema, però è un fatto che in un anno io so se sono colpevole o non sono colpevole, ma se devo aspettare 8 anni, se devo aspettare 4 anni, se devo aspettare 10 anni, voi vi rendete conto? E se, come qualche volta capita, le procure addirittura ritardano nell'accelerare le decisioni dei giudici, perché tanto il processo si è svolto sui giornali e la persona è stata tanto oramai esclusa, e voi capite bene che a questo punto questa non è più giustizia, insomma. Quindi non è l'ordine giudiziario, non sono le accuse che preoccupano, ma l'assenza dei processi, il ritardo nei processi e la giustizia ritardata. Adesso diamo la voce ai presenti, la voce al popolo, la giustizia è il nome del popolo, e quindi vediamo che hanno da dirci coloro che sono presenti. Salvo che non vogliono andare a dormire, che sarebbe anche legittimo. Preannuncio, come già mi danno indicazione, che poi al termine della serata ci sarà la possibilità di degustare eccellenze enogastronomiche, per cui penso che sia anche sotto questo profilo conveniente attendere fino al termine della serata sotto tutti i profili. E c'è l'indicazione di qualcuno che vuole intervenire. Ok, grazie. Pronto? Dunque, professore, ho ben capito che esiste una forma oligarchica complessiva in Italia, che in Italia e nel mondo, che gestisce i vari aspetti della vita, della nostra vita. Però nel mentre che lei accennava giustamente che ci sono delle scelte specifiche per quanto riguarda il chirurgo, per quanto riguarda l'ingegnere, eccetera, a me non pare che avvenga la stessa cosa per quanto riguardi o attenga alla sfera politica. Perché dico questo? Perché io questo vedo
gruppuscoli che scorrazzano sul territorio italiano senza precise idee politiche che si possono differenziare l'un dall'altra, ragion per cui la similitudine di questi paragoni rendono molto di queste professioni che loro esprimono, non danno possibilità alla popolazione di fare delle scelte chiare. Per cui il disamoramento nei confronti dell'espressione del voto è spesso legata proprio al fatto che la proposta politica, prima di tutto, non è distinguibile tra un soggetto e l'altro, e secondariamente viene gestita tutta la parte della sfera politica con una metodologia che è molto simile alla gestione del marketing legata al commercio, ragione per cui noi vediamo il talk show laddove il maggior potere politico ha capacità di introdurre soggetti a parlare, lì avviene la stessa situazione che avveniva allorché si determina qual è il paese più ladro del mondo, perché il giorno prima sul giornale c'era che la notizia. E quindi questi elementi di comunicazione di massa hanno un grosso influsso negativo. È difficile dire che l'aspetto politico della decisione non venga inficiata proprio da questo modo di gestire i mezzi di comunicazione di massa. E quindi non so se è vera e propria democrazia. Ma guardi, quello che lei ha detto è giusto, è stato analizzato da 3 importanti sociologi italiani qualche mese fa in un articolo di cui le voglio citare, su una rivista scientifica, di cui le voglio citare il titolo perché rappresenta molto bene il pensiero che sta esprimendo lei. Il titolo era questo: la politica oscura le politiche. Va bene? Perché la politica, legga i giornali o veda la televisione, la politica si presenta come una sorta di lotta tra persone, non tra di competizione su linee politiche. Cioè, è oggi difficile, purtroppo, riuscire a definire chiaramente quali sono gli indirizzi che si vogliono seguire, che le posso dire, per lo sviluppo del Mezzogiorno, oppure per l'occupazione giovanile, oppure per gli investimenti in materia di scuole. Queste sono le politiche, va bene? La politica è, D'Alema è uscito con questa espressione, quell'altro leader ha detto quest'altro, ecco, che sono privi di contenuto politico nel senso di esprimere degli indirizzi o degli orientamenti che possono essere di destra, di sinistra, conservatori, rivoluzionari, progressisti e così via. Per cui appunto mi pare molto efficace questo titolo: la politica offusca, oscura le politiche, cioè gli indirizzi ideali, che poi sono quelli per i quali noi dovremmo votare, insomma, no? Perché noi non votiamo delle persone, votiamo degli indirizzi che verranno realizzati da alcune persone, insomma. Qualche altra domanda? Prego, chi ha il microfono? Nicolai. Grazie, buonasera. Scusa. No, è bene. Cioè, prego. Vorrei citare alcuni episodi, eventi, che hanno visto al centro l'espressione della democrazia. Uno è quello della Brexit, dove si è fatto un referendum. L'altro è quello del referendum italiano sulla riforma costituzionale. E poi citerò un caso, di uno Stato africano. In questi due casi, nel caso dell'Inghilterra e dell'Italia, è stato usato lo strumento, massimo della democrazia, cioè la democrazia diretta, per decisioni assai complesse. Non sto a fare, ad argomentare circa la complessità di queste decisioni, perché tutti quanti le conosciamo. Il risultato è stato in Inghilterra quello che è stato, con
tanti che dopo il risultato si sono interrogati se è stato un bene o un male. In Italia abbiamo chiamato tanti elettori a pronunciarsi su una questione difficilissima in cui il Parlamento italiano, dopo decenni di tentativi, era riuscito ad arrivare ad un voto finale. Abbiamo chiamato dei cittadini a pronunciarsi su questioni molto complesse e il criterio, se qualcuno di noi ha fatto campagna elettorale, come ho fatto io, si sarà reso conto il livello della comprensione che stava alla base dell'espressione di voto dei cittadini. Io ritengo assolutamente inadeguato per la complessità della materia su cui erano chiamati a decidere. Un altro esempio è quello dell'Egitto. In Egitto arriva la democrazia politica, si va a votare e vince la Fratellanza Musulmana, insomma vince un presidente, viene eletto direttamente, che dopo un po' di tempo, a furor di popolo, gli viene chiesto le dimissioni sulle vicende esatte. Alla fine la comunità internazionale, ho l'impressione, che abbia salutato con favore l'arrivo dell'attuale presidente, che in qualche modo evita, tiene in mano la situazione di una nazione con quasi 100 milioni di abitanti, che altrimenti avrebbe potuto fare la fine della Libia, che tutti gestiamo ci interroghiamo se quella è stata la strada migliore visto l'esito. Allora la domanda che voglio fare, riflettendo su questi eventi: il massimo grado di democrazia, cioè la democrazia diretta, ma anche la democrazia, diciamo, delegata, in certe circostanze, penso ai paesi dell'Africa, dell'Asia, dove abbiamo pensato anche di esportare la democrazia sui nostri modelli di democrazia. La democrazia spinta a questi livelli è sempre utile oppure qualche volta si rivela dannosa? Grazie. Sentiamo anche l'altra domanda, che così rispondo a tutte e due. Mi raccomando, la domanda, ti conosco. Buonasera, la mia domanda è semplice. Dicevo, conosco se, perfettamente. Grazie. Se dei delegati del popolo sono stati eletti con una legge incostituzionale, sono ancora rappresentativi del popolo? Questo è molto semplice. Grazie. Bravissimo. Ce n'è una terza. Anche tu una domanda. Beh, ti prego, breve, una rappresentanza di tempo. Genere bisogna assolutamente, prego. Principio di eguaglianza. Allora, io volevo chiedere al professore la sua opinione rispetto ad alcune correnti scientifiche contemporanee che auspicano una sorta di ridemocratizzazione della democrazia, soprattutto alla luce dell'incapacità di alcuni capisaldi, tipo il diritto di cittadinanza, per esempio, che sorti come garanzia diventano oggi, soprattutto a seguito delle migrazioni, invece un elemento di grande discriminazione rispetto non solo e tanto agli immigrati regolari, ma anche e soprattutto agli immigrati irregolari, in funzione poi della tutela dei diritti fondamentali, perché il diritto alla salute, per esempio, per gli immigrati irregolari e clandestini non è garantito così come per i cittadini. E quindi in generale si auspica, dicevo, una ridemocratizzazione della democrazia e anche una sorta di diritto di cittadinanza trasnazionale. Quindi è solo un'utopia o è possibile? Ecco, grazie. Prego, professore. Sul tema del referendum, il New York Times, quando si sono svolti tutti i referendum, gli ultimi,
quindi Inghilterra, Italia, Ungheria, Colombia, Thailandia sono stati gli ultimi referendum. Ha scritto un bellissimo articolo che concludeva: i referendum possono essere la roulette russa della democrazia. Lei sa che cos'è la roulette russa, naturalmente. Ecco, perché la spiegazione di quell'articolo, che era molto ben documentato, era sostanzialmente questa. In tutti questi referendum le persone non hanno votato per rispondere a quella domanda, ma hanno votato per rispondere ad altro. Lo stesso Cameron aveva indetto il referendum perché voleva un plebiscito per lui, contando sul fatto che il referendum si concludesse in un altro modo. Quindi, ed è probabile che in Italia l'esito del referendum sia stato fondamentalmente dovuto al fatto che fosse nello stesso tempo un referendum e un plebiscito richiesto per la persona che chiedeva il referendum. Quindi il referendum è in effetti, come avevano già visto gli autori della Costituzione italiana, uno strumento che può essere usato solo per alcune materie in alcuni casi. Le faccio un esempio: nella Costituzione italiana il referendum è proibito in materia fiscale. È ovvio, andate a chiedere a tutti quanti: vuoi pagare delle tasse oppure no? E qual è la risposta? No. È inutile, no? No. Non si possono fare referendum in materia di leggi di ratifica di trattati internazionali. Per esempio, noi non potremmo fare un referendum come quello che hanno fatto in Inghilterra. Quindi il referendum è uno strumento molto delicato che può essere utilizzato fondamentalmente per grandi problemi che riguardano la morale collettiva, l'etica collettiva, divorzio, l'aborto. Queste sono le materie sulle quali è utile avere una consultazione popolare, perché riguardano tutti, no? Potenzialmente riguardano tutti. Mentre fare dei referendum su materie come quelle che hanno deciso Orbán in Ungheria, per esempio, lui aveva deciso di non accedere alla linea dell'Unione Europea per quanto riguardava gli emigrati, e gli è andata male perché il referendum non ha avuto il quorum necessario, però quelli che hanno votato erano in larghissima misura favorevoli alla politica di Orbán, quindi del leader, del capo politico ungherese. Conclusione: la democrazia diretta può essere esercitata solo su alcune materie e in alcune circostanze. L'illusione che il popolo possa decidere insieme le sorti del popolo stesso è un'illusione. Questo è dimostrato da tutte le esperienze dei paesi che l'hanno sperimentata, delle forme di democrazia. La Svizzera, per esempio, oppure la California, hanno tutti fatto delle pessime esperienze. In California le scuole pubbliche sono in condizioni pietose a causa dei vari referendum che sono stati fatti, che hanno sottratto risorse alle scuole pubbliche. La seconda domanda è: le decisioni prese da un Parlamento eletto sulla base di una legge che è stata successivamente dichiarata illegittima costituzionalmente sono legittime sulla base del nostro diritto, della nostra Costituzione. Questo è un principio generale del nostro ordinamento. Il fatto che un organo sia stato composto, eletto, nominato in maniera illegittima non rende automaticamente illegittimi tutti gli atti che quel organo ha posto in essere. Se non fosse così, lei capisce bene che nella giustizia amministrativa ci sarebbe una moria di atti amministrativi enorme, perché ogni volta che viene dichiarato illegittimamente costituito l'organo o non competente l'organo, cadrebbero tutti gli atti che l'organo ha compiuto nel corso della propria vita. Quindi non è vero quello che pure è stato detto, con un ragionamento un po' semplicistico e politicamente semplicistico, dato che quel Parlamento era stato eletto con una legge che la,
io tra l'altro facevo parte della Corte Costituzionale in quel momento, che noi dichiarammo illegittima, parzialmente illegittima costituzionalmente, quel Parlamento non aveva più titolo a svolgere legittimamente la propria attività. Per quanto riguarda l'ultima domanda, c'è una forte asimmetria negli ordinamenti moderni tra i diritti sociali e spesso i diritti di libertà anche che vengono concessi e invece i diritti politici che non vengono concessi. E lei sa che esiste una famosa bella espressione di Hannah Arendt, cioè di una dei più grandi studiose tedesche, filosofa tedesca, che è una bella espressione che è il diritto di avere diritti. Questa espressione Hannah Arendt la collegava proprio alla cittadinanza. Che cos'è la cittadinanza? È un diritto a avere tutti i diritti che si hanno partecipando ad una certa comunità. Ecco, negli ordinamenti moderni ormai è riconosciuto questo. Le faccio un esempio di due decisioni prese dalla Corte di Giustizia Europea e dal Tribunale Costituzionale tedesco. In un caso molto interessante, in cui un cittadino tedesco fu dichiarato da un tribunale tedesco che lui aveva perduto la cittadinanza tedesca, ma non aveva alcuna cittadinanza e quindi diventava un apolide, diventava una persona senza cittadinanza. E sia la Corte di Giustizia che la Corte Costituzionale tedesca dovettero riconoscere che non si ha diritto di privare una persona del diritto di avere diritti, scusi se sembro uno scioglilingua, ma è perché è come se uno tirasse da sotto una persona che sta in piedi un tappeto, no? E lo fa cadere, insomma, lo priva di tutte le potestà e l'ambito delle facoltà a cui abbiamo diritto. Due piccoli annunci, uno vi è stato già annunciato, fra poco potete accomodarvi in basso dove ci stanno le eccellenze del territorio offerte dalla casa locanda di Bacco. I libri del professore sono alla vostra a destra, il professore è pronto ad autografarli. No, io vado a mangiare. No, questo ci piace.